Anche quest'anno migliaia di persone da varie regioni italiane hanno partecipato al Carnevale di Putignano, una manifestazione grandiosa che vede coinvolte ogni anno centinaia di persone tra cartapestai, addetti, associazioni e cittadini che collaborano alla sua realizzazione. Il tema di quest'anno delle quattro sfilate che si sono tenute tra gennaio e febbraio è stato gli eroi. Sette i carri in concorso: Odissea nello Strazio di Bianco Deni, Eroi per Forza di Giotta Franco e Guarnieri Marino, Tassi e Tributi che Robin ci aiuti di Impedovo Domenico, Eroi cercasi di Lo perfido Angelo, Gli immortali di Mastrangelo Vito e Paolo, Eroi sconfitti di Nardelli Lello, L'odissea dell'io, Vero è l'uomo, Il vero eroe di Nardelli Pinuccio. Gli autori sono tutti maestri cartapestai. Il più lungo d'Italia, con durata dal 26 dicembre al martedì grasso, il più antico d'Europa, il Carnevale di Putignano è giunto quest'anno alla sua 624esima edizione. L'inizio di questa tradizione si colloca alla fine del 300, quando la costa pugliese era preda delle scorrerie saracene e lo scopo era proteggere dalle razzie ciò che di più prezioso era custodito nel territorio, partendo dalle reliquie di Santo Stefano Protomartire, fino a quel momento conservate nell'abbazia di Monopoli. Quando le reliquie, accompagnate da un corteo sacro, furono traslate nella chiesa di Santa Maria la Greca, lì dove sono tutt'oggi conservate, si racconta che i contadini di Putignano, impegnati nell'innesto delle viti con la tecnica della propaggine, al passaggio della processione abbandonassero campi e lavoro per accodarsi festanti al corteo, ballando, cantando e improvvisando versi satirici in vernacolo. Nacque così la festa delle propaggini, che segnò l'inizio del Carnevale di Putignano. È solo nella prima metà del Novecento che la maestranza artigianale del paese fece il suo ingresso da protagonista, mettendo arte, passione e competenza a totale disposizione del ludico spasso carnacialesco, e dagli anni 50 si raggiunse il trionfo della cartapesta. Il 13 febbraio, martedì grasso, è prevista l'ultima sfilata in notturna a Putignano, quando i 365 rintocchi della campana dei Baccheroni, come da tradizione, dichiareranno ufficialmente la fine dei festeggiamenti e l'inizio della Quaresima.